Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eminenza, benvenuto tra noi. Siamo sul Monte Pollino, santuario che custodisce questa bella statua della Madonna. Una statua proprio così rinvenuta da un pastore durante il mese di luglio del 1725-30, più o meno sono quegli anni lì. E quindi veramente un momento bello, un momento significativo. Questo santuario è punto di riferimento per tutta questa vastissima zona del Pollino, compreso i paesi della Calabria, tutta la zona di Cassano, Castrovillo, Sibari e quella piana lì fa riferimento a questo santuario, oltre che ai nostri paesi, Terranova, San Severino, Vigianello, Rotonda, Francavilla, Episcopia, un po' che gravitano su questo santuario. E quindi è un punto di riferimento veramente ecclesiale, così ecumenico Massimo. Grazie per essere qui con noi. Grazie anche perché portatore di un carisma particolare. Il cardinale è un francescano ed è un francescano conventuale, quindi confratello di Monsignor Nolet, del nostro amatissimo Monsignor Nolet. Io farei l'applauso a Monsignor Nolet. Però qui non c'è perché è francescano, ma c'è perché attualmente è il vicario del Papa per la Città del Vaticano. Noi il 3 di maggio abbiamo portato questa statua, proprio questa, in piazza San Pietro dal Papa, e il Papa ha benedetto le corone, abbiamo pregato davanti alla Madonna. E ovviamente io avevo detto al Papa: Santità, la Madonna è venuta da te, adesso vieni tu da noi. E il Papa si è messo a ridere, ha scherzato, ha detto: troverò il modo per ricambiare la visita, e ci ha mandato il suo vicario. Quindi adesso l'applauso è al vicario. Vedete come nella vita cristiana tutto concorre, caro sindaco, cioè tutto arriva a sintesi, cioè nel senso che nella vita cristiana non c'è niente che è sfilacciato, è veramente un ordine bello, ed è un ordine bello quando non siamo noi a programmare, ma quando ci lasciamo guidare dal Signore. Diceva Paul Claudel che è così semplice seguire, e allora non ci complichiamo la vita inventandoci ogni volta qualcosa. Ecco, io dico grazie al cardinale anche perché già da ieri è in diocesi, ieri ha presieduto una riunione della cooperativa Auxilium, saluto il presidente che è qui, e poi stasera sarà a Potenza per la festa di avvenire. E salutiamo Morgante che è il direttore, sentite, di TV 2000, quindi se qualcuno si vuole mettere in mostra. Ovviamente in televisione non vediamo il direttore, però quelli che vediamo vengono mandati dal direttore. Direttore, ricordati non solo, diciamo, della Basilicata, ma di San Severino in particolare. Quindi sicuramente dovremo fare poi la celebrazione per un mese dalla chiesa di San Severino, per dare onore anche al parroco. Il parroco è il prete più giovane che abbiamo. Dove siete? L'applauso al parroco. Eminenza, io sono stato anche il suo parroco, e sul comodino in camera sua c'è la foto di quando io gli faccio la prima comunione, e quindi ecco perché adesso è parroco al mio paese. Allora, nelle scelte si fa sempre una logica, quella del cuore non sbaglia mai.
Ricordiamocelo sempre, la logica del cuore non sbaglia mai. E sto continuando, però. Sì, vedo che vai. No, ma siamo venuti per questo oggi. E voglio dire anche grazie a tutti coloro che a vario titolo, in vario modo, si adoperano per il bene non solo della Chiesa in Basilicata, ma anche e soprattutto per questa zona. Per esempio, questo santuario è così bello adesso, non era così. Don Giacinto è testimone di tutta l'evoluzione che ha avuto questa zona, ed è così per un lavoro sinergico tra la regione Basilicata, allora governata dall'ingegnere Bubbico, dal rettore del santuario, che allora ero io, Mirenzo, sì, e dal sindaco di allora, che è anche l'attuale sindaco. Ecco, la sinergia tra la regione, il comune e la parrocchia, e quindi il santuario, ha permesso a questa zona di essere riqualificata in un modo veramente, veramente splendido. E quindi con il sindaco di San Severino saluto Valentina, che è come sindaca di Chiaromonte, ma anche presidente dell'Ente Parco, il sindaco di Terranova, un paese devotissimo della Madonna, e il rappresentante del comune di Amendolara. Amendolara, un paese bellissimo della Calabria, devotissimo della Madonna del Pollino. Poi abbiamo il dottor Sabia. Il dottor Sabia è il direttore generale del Dipartimento Attività Produttive ed è stato un collaboratore strettissimo di Franco Cupparo. Franco Cupparo è particolarmente legato ai francescani e a padre Gambetti in particolare. Però devo dire la verità, questa volta ho fatto io lo sgambetto ai francescani. Ho detto: senti, tu fai tanti bei regali ai francescani, fai un regalo pure a noi. E ci ha regalato la macchina per il santuario. Ah, sì. Il comune non c'entra. Il regalo di Franco però è merito di Teresa, la moglie. Grazie Teresa. Perché quando io ho ringraziato Franco, Franco ha detto: ma no, è Teresa che ha detto stavolta dobbiamo essere attenti al santuario del Pollino. Ecco, penso di aver ringraziato tutte le autorità, grazie al coro, facciamo l'applauso al coro. Per i canti così. Bene, eccellenza, eminenza. E cari le autorità. No, poi adesso tutti quanti non li posso. Ovviamente. Mo ci stavo arrivando. Eminenza, e questo è un momento veramente bello, per cui anche i sacerdoti che sono qui fanno parte di questa bella famiglia. Però stavo presentando proprio la famiglia dei devoti della Madonna del Pollino. I fratelli sono la parte evidente, però qui io lo devo dire, tutti i fedeli sono fratelli e sorelle della Madonna del Pollino. Cioè io qui sono stato 20 anni rettore del santuario, ma mai nessuno si è sottratto alla collaborazione bella, piena, lieta e anche obbediente, perché addomesticare la pietà popolare non è proprio semplice. E invece qui, grazie alla docilità di questo popolo, che è un popolo di fedeli e di fratelli e sorelle della Madonna, grazie a questo popolo veramente tutto è stato possibile. Ecco perché alla fine avevo lasciato il popolo, ma proprio come il vero soggetto di questa pietà e il vero artefice di tutto ciò che accade qui sul Pollino. Il parroco mi ha detto prima che mi sa che la messa viene trasmessa in diretta. Quindi salutiamo tutti i devoti della Madonna del Pollino. E nella messa vogliamo ricordare anche tutti i devoti della Madonna del Pollino, devoti e oggi che sono in paradiso. Ricordiamo Don Camillo e tutti i nostri. Grazie, l'introduzione è veramente degna, molto bello davvero, grazie.
Grazie a tutti, a tutti. Adesso mi unisco anche ai saluti di Sua Eccellenza e non ripeto perché è già stato detto tutto davvero, ma ecco, vorrei condividere con voi quella gioia che sento nel cuore per poter vivere questo momento di popolo e questo momento di fede, dove si sente che è presente Maria, è presente Gesù, e questo riempie il cuore. Allora portiamo l'attenzione del cuore a questa presenza che ci rende effettivamente, non teoricamente, ma effettivamente fratelli e sorelle. Rivolgiamo la nostra attenzione a questa presenza di Dio in mezzo a noi e affidiamoci con tutto il cuore, attraverso le mani di Maria, a Dio nostro Padre, che ancora una volta fa misericordia, ci riempie, ci inonda di una tale benevolenza, di un tale bene, che anche noi dopo riusciamo a voler bene agli altri e anche a perdonare gli altri se qualcosa hanno contro di noi. Allora mettiamo proprio questo all'inizio della nostra celebrazione. L'accoglienza del perdono di Dio è la nostra generosa risposta, perdonando tutti coloro che in qualche modo possono averci ferito. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax homini. Sagimus.
preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Libro del profeta Zaccaria. Gioisci, esulta figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. Oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno un popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nel Signore. La mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il debole, dall'immondizia rialza il povero, per fargli sedere loro un trono di gloria. Ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba, Padre. Quindi
non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino ne sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia. 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 Alleluia.
Questo incontro tra Maria e Elisabetta è bellissimo. Sussulta nel grembo il figlio Giovanni Battista quando percepisce il saluto di Maria. E immagino il giorno in cui Rosa Maria e la cognata Vittoria salirono fin qui col desiderio di veder Maria. Quale trepidazione le accompagnava. La tradizione narra che trovarono avvolta in un grosso panno di lana la piccola statua della Santissima Vergine col bambino. Quale sussulto di gioia nel veder Maria. Sime venute da lunga via, pepinì a trovar Maria, e Maria l'amu trovata, tutta bella incoronata. Allora penso a noi, che siamo saliti forse con la stessa trepidazione, e mi chiedo se dentro di noi sussulta la vita al saluto di Maria. Come ad Elisabetta, quando siamo entrati in santuario, ella ci ha rivolto il saluto, shalom, pace, ogni bene. È lo stesso saluto che ci dà ogni giorno Maria al risveglio, come fa una mamma. Ebbene, sussulta la vita dentro di noi o rimane sopita, spenta, schiacciata sotto le mille preoccupazioni o i mille dolori? Tornando a casa, Maria Rosaria trovò il marito guarito dalla penosa malattia, segno evidente che Dio ha cura dei suoi figli e riversa su di loro abbondanza di grazia. Come abbiamo udito nelle letture appena proclamate, Dio desidera dimorare in mezzo a noi e vuole riversare in noi vita, amore, felicità, il suo spirito. Egli prende dimora quando qualcuno risponde al suo desiderio, con un desiderio simile, il desiderio di vederlo, di incontrarlo, di essere suoi, come Maria, che è divenuta la dimora di Dio in mezzo al suo popolo, l'arca dell'alleanza. E come anche Maria Rosaria, che ha desiderato tanto vedere Maria e attraverso di lei il Signore. Così anche in noi. Quando vedremo compiersi del tutto questo desiderio di Dio? Quando, come vuole il Signore, non vedremo più né lacrime, né morte, né lutto, né lamento, né affanno? In altre parole, quando tutta la terra diventerà cielo, finché anche noi, come Maria e come Maria Rosaria, non metteremo qualcosa di nostro, finanche la nostra stessa vita, non può compiersi del tutto la promessa di Dio. D'altra parte, l'umanità intera, cioè tutti gli uomini e tutte le donne del mondo, ma anche ogni anfratto dell'esperienza umana di ciascuno di noi, attende e desidera divenire cielo, il cielo trasparente di un amore libero che rinnova tutto e rende fecondo ogni momento dell'esistenza, ogni silenzio e ogni parola, ogni gesto e ogni riposo, ogni pensiero e ogni sentimento, tutto volto a donare vita, vita piena e senza fine. Questo è quello che portiamo dentro di noi nel profondo, come aspirazione, una così profonda aspirazione alla pace, alla gioia, all'eternità abita in noi. Dobbiamo riscoprirlo. In Maria questo desiderio si è compiuto. Incoronata di gigli e di rose, da sta cappella Maria riposa. Bellissima questa
Lei ha visto realizzarsi il sogno di Israele, cioè di ogni uomo, e di Dio, come canta nel Magnificat. Ora ci mettiamo brevemente alla sua scuola. Tu, madre, ci insegni che la vita cristiana, come diceva Sua Eccellenza, è estremamente semplice, lieta e bella. Non occorrono grandi capacità o chissà quali sforzi. Nelle parole con cui Elisabetta ha risposto al tuo saluto è racchiuso il segreto della vita cristiana. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Tu, Maria, non solo hai creduto alle parole dell'angelo, ma ne hai accettato la dinamica di compimento. Contemplandoti, comprendiamo che ascoltare e osservare la parola per seguire Gesù non è semplicemente mettere in pratica quello che Dio dice, è assai di più. Significa permettere alla promessa di Dio, racchiusa nella sua parola, di accadere dentro di noi e rivelarsi finalmente al cuore e al mondo. Significa credere nell'adempimento, nel compimento che Dio opera in noi. È il suo spirito. Tu, Maria, hai fatto un'esperienza così forte e totale dell'amore, di benevolenza di Dio per l'umanità, che hai avuto l'ardire di non ricercare altro nel tuo vivere se non quell'amore, che quell'amore potesse riversarsi sul mondo come su di te. È quell'amore il rimedio di ogni male. Male che perde il suo potere di morte per far posto alla vita davanti a tanto amore. D'altronde la vita dell'uomo deriva da un incontro d'amore, sia in senso fisico, un figlio, sia nel senso di procurare vitalità, gioia di vivere, visione di speranza, forza ed energia. Quando ci incontriamo e ci vogliamo bene, succede questo. E più acconsentiamo all'amore, più la vita che deriva da Dio è fluente, incontenibile in noi, vince la morte per sempre. Nostra Madonna del Pollino, aiutaci ad abbassare le nostre difese, affidarci totalmente di Dio e ad accogliere l'amore che desidera occupare pienamente la nostra vita, per ripetere con te: l'anima mia magnifica il Signore. Come ha avuto modo di dire Papa Francesco, noi abituati a sentire queste parole forse non facciamo più caso al loro significato. Dice il Papa: magnificare letteralmente significa fare grande, ingrandire. Tu, Maria, hai ingrandito il Signore, non i problemi, non le difficoltà, non le paure, ma hai messo Dio come prima grandezza della vita. E cito ancora il Papa: da qui scaturisce il Magnificat, da qui nasce la gioia, non dall'assenza dei problemi, che prima o poi arrivano, ma la gioia nasce dalla presenza di Dio che ci aiuta, che è vicino a noi, perché Dio è grande e soprattutto Dio guarda ai piccoli. Noi, bellissima questa parola del Papa, noi siamo la sua debolezza di amore. Dio guarda e ama i piccoli. Che possiamo anche noi cantare il Magnificat con Maria.
agli piedi di la Madonna c'è nata una bella rosa, è una rosa inargentata, viva Maria, e cui ti l'ha data? L'ha data lo cori Gesù, Madonna Ippolino, aiutami tu. Rinnoviamo insieme a Maria, anche a San Pietro e al Santo Padre, la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato al Padre prima di tutti i secoli. Dio, Padre dei poveri e degli umili, ha scelto Maria come tempio santo della sua gloria. A Lui rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. In Maria, Madre del Salvatore, Dio Padre ha rilevato la grandezza del suo amore. Per sua intercessione inneziamo le nostre preghiere. Preghiamo. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché accolga in sé, come la Vergine Maria del Pollino, la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la pace e la giustizia nella comunità umana, perché siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati i beni gli affamati, preghiamo. Ascoltaci, per tutti i credenti in Cristo, perché Maria li aiuti come è agli inizi della Chiesa a formare un cuore solo e un'anima sola, preghiamo. Per i consacrati al Regno di Dio, perché vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore, preghiamo. Per noi qui presenti, perché crediamo senza riserve all'adempimento della parola di Dio e progrediamo nel cammino della fede, preghiamo. Padre misericordioso, tu che conosci il nostro cuore, vieni in aiuto all'umana debolezza e per intercessione di Maria, Vergine orante, esaudisci le nostre suppliche per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Fratelli e sorelle, preghiamo perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la nostra Chiesa. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo. E per l'intercessione di Maria, madre del tuo figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella festa della Beata Maria, Vergine del Pollino. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Deus sabe.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Mauro che presiede questa Eucaristia, me, indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, la libertà, l'amore dei figli insieme preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per ricevere l'Eucaristia ci sarà un ministro qui ai piedi dell'altare. Creeremo un'unica fila nel corridoio centrale per poi ritornare sempre dal corridoio centrale al proprio posto. Un secondo ministro al metà della navata centrale, un terzo nella navata alla mia sinistra e un altro ministro sarà all'esterno per tutti coloro che stanno seguendo la celebrazione dall'esterno vicino al maxi schermo.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna del Pollino, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo di nuovo grazie al Cardinale per la presenza. Ricordiamoci che è venuto qui mandato dal Papa a rappresentare il Papa, e il Cardinale è sempre il segno visibile della paternità del Papa. Ecco la straordinarietà di questa presenza e anche la bellezza della parola donata. Avete notato come il Cardinale ha citato anche i brani belli della nostra tradizione? Ecco, grazie per questa bella attenzione alla nostra storia. E grazie al popolo della Madonna del Pollino, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che il vero soggetto della vita della Chiesa, ma anche della pietà del popolo cristiano, è proprio il popolo in quanto popolo, di cui facciamo parte tutti, a iniziare dal Papa, i cardinali, i vescovi, fino al bambino più piccolo che c'è in mezzo a noi. Noi lo sappiamo già, lo dico per tutti così, che il santuario è aperto tutti i giorni fino alla seconda domenica di settembre, custodito gelosamente e in modo eccellente da una famiglia. C'è Tonino, quello che ha letto la prima lettura, con la moglie e con la piccola Chiara. La piccola Chiara ha fatto un disegnino, Franco, e ha detto: Cardinale, questo disegno glielo puoi portare al Papa? E noi gliel'abbiamo consegnato, e quindi porterà al Papa il disegno di Chiara a nome di tutto il popolo della Madonna del Pollino. Adesso, mentre il coro intona il canto finale, aspettate un po', noi usciamo, ci andiamo a togliere i paramenti liturgici, i fratelli che custodiscono la Madonna preparano la Madonna per la processione, poi la Madonna davanti alla chiesa. Facciamo un concerto di zambogne, questa volta le zambogne, non la banda. Noi ascoltiamo il concerto delle zambogne, diciamo un'Ave Maria alla Madonna, poi noi dobbiamo andare via e voi fate la processione. Non veniamo alla processione solo per un motivo, perché alle 5:30 abbiamo un altro impegno a Potenza. Ecco perché nel frattempo, è vero Presidente, nel frattempo dobbiamo fare questo percorso. E la prossima volta organizziamo in modo tale che possiamo stare tutti e tre i giorni qui sul Pollino, venerdì, sabato e domenica. Sperando di riuscire a portare il Papa, chiaramente. È vero?
L'applauso al Papa lo dovete fare. Don Gianluca ha detto che è disposto a venire a fare il viceparroco qui a San Severino, pur di vedere viceparroco, il parroco sembra Antonio, pur di vedere il Papa qui presente. Grazie. Facciamo in casa. Buona giornata a tutti, buona giornata.